Bene, 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 siamo live. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Ciao Alberto, ciao Electron. E sono in fissa anch'io, sono in fissa anch'io. Ciao Luca. Sì, sono veramente, veramente gasato da questo gioco. Ciao microfono. Direi di aspettare, dai, quel minutino o due, no? Finché riusciamo a non iniziare subito. Ciao Angelo, ciao Marti. Ben arrivati, ragazzuoli. E sono molto molto curioso. Tra l'altro vedevo nell'immagine, c'è una piccola immaginina in una finestrella dove tu puoi configurare delle cose oppure fare start game. Il tizio Rintaro sembra tantissimo Aizen di Bleach di profilo, gli assomiglia di brutto. Comunque, ci siamo, eh? Adesso me lo metto, mi metto a schermo quello che state vedendo anche voi. E in realtà sono ancora abbastanza intrippato dal video che ho fatto stamattina, perché ho letto i commenti fino adesso, quindi devo un attimo cambiare mente, darmi un attimo una rassettata. Ciao uomo stellato. E per quanto riguarda invece Steins Gate, allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questo incipit che presenta dei punti enormemente enigmatici. In realtà poi la sigla ha rincarato la dose, però volendo limitarci, no, a quello che abbiamo visto. Ciao Zach. E non ancora, le live su YouTube le carico nella seconda parte della settimana. Lunedì, mercoledì faccio qui, e poi tipo da giovedì a domenica, quando capita, le carico su Wesaplay. Ciao Warrior, ciao Ricky, ciao Stefano. Bella Dorian, bella Treasert. La Sele. È strano che Twitch non lo carichi, perché dovrebbero essere tutte molto easy, non sono più solo per gli abbonati qui su Twitch. Ciao Psycho Steiner. Farò. Eric the Green, Ettore e Prometheus, ben arrivati ragazzi. Quindi dicevamo, in realtà, al di là della sigla che ci ha fatto della confusione, anticipandoci personaggi, temi, sto benedetto satellite che vediamo essere al centro, casca, è la macchina del tempo, il satellite e la macchina del tempo sono due cose diverse, qui sembrano due cose diverse, vista come è visto adesso. Però, appena l'abbiamo visto su quel tetto, abbiamo detto, ma quello è un satellite. Ciao X Belin, Leo, ben arrivato. E quindi, insomma, abbiamo queste cose qui, ma soprattutto abbiamo la morte della tizia, che aveva detto al nostro protagonista, ma tu 15 minuti fa, tutto trafelato, mi avevi detto, e quindi abbiamo già capito, insomma, non c'è bisogno di dirlo, che c'è una sovrapposizione di linee temporali, chissà che pastrocchio verrà fuori. Grazie Ego Edo, grazie mille, molto gentile. Sì, la sigla mi ha dato un hype pazzesco, anche perché mi ha fatto tipo una pera di giapponesità, di cui ho sempre molta voglia. Ciao Fabio, buon pomeriggio a te. Ah, ragazzi, ovviamente... Drake, giustamente, se volete spoilerare in chat, di base non fatelo, ma se volete farlo scrivete a caratteri cubitali, cioè col caps lock, spoiler, così io non lo leggo. Ciao Akire, ciao CGD Gamers. È piaciuto il titolo? E mi dispiace Zach, mi dispiace. Ciao Domrite, ben arrivato. E tu Domrite è un bel pezzo che segui questo canale e anche Wesaplay, non pensare che non ne sia conscio. E niente ragazzuoli, io direi che a sto punto partiamo, dai, che stiamo a fare? Facciamo load e ci diamo dentro. In realtà, voler essere proprio di cagacazzo, potremmo fermarci un secondo su questa schermata iniziale, perché sotto la dicitura Steins Gate, a dire il vero, mi pare che ci sia esattamente il testo della sigla che abbiamo visto l'altra volta, quella molto enigmatica e interessante, eh? Microfono, io non approvo, e poi vedi tu. Eider Jimmy, ben arrivato. Ciao Umberto. E quindi, there is no end, though there is a start in space. _ infinity. Ok, va bene. It has own power, it ruins. Tra l'altro mi domando, ma sarà un inglese corretto? Vabbè. And it goes, though there is a start also in the star. Finito, finite. Tutto abbastanza difficile, eh? Ultimate Jagger, ben arrivato. Los Banos, Ryan. Se lagga, provate a fare refresh, ragazzi. Only the person who was wisdom. Was wisdom per me è un cattivo inglese, ma potrei essere io l'analfabeta. Can read the most foolish one from the history. The fish that lives in the sea does know the world in the land. Ok, quindi no, esci dalla caverna platonica, eccetera, eccetera. Non credo di essere io a causa del lag, vi dico. E ciao, pelati e fumetti. And it also ruins and goes if they have wisdom. Ok.
Trafalgar Ciro, ben arrivato, ciao Dippy. Ok. It is funnier that man exceeds the speed of light than fish start living in the land. Ok. It can be said that this is an... Ok, abbiamo la prova che è un inglese maccheronico, mi sembrava. This is an final ultimatum from the god to the people who can fight. Vabbè, vabbè, insomma, è misterioso era e misterioso rimane. Docutor, dai, 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 load. Load, voglio proprio fare load. Grazie mille Fabio del supporto, ti ringrazio molto. Andiamoci dentro, load. Time travel paranoia. Abbiamo giocato 1:51 e abbiamo il nostro amico che ci stava dicendo se riuscivamo a vederlo. Dai, 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 dai. Oi. Sokono kisama. Erintaro domanda, sembra domandare alla camera, riesce a vederci? Notare che la data è sempre la medesima. Lì vediamo il ciccetto ciccionazzo, cicciottino stereotipato, nerd, che sarà quello che smanetta quel computer e muovendo velocissimo le dita fa delle bazze sulla tastiera. Lì abbiamo la nostra amica, di cui non ricordo il nome ma me lo ricorderò. Calendario, Newpon, non so che cosa sia, un pescetto, vabbè, cose simpa, vediamo di capire qualcosa. Perché non rispondi? Ti sto facendo una domanda. Sì, a te dall'altra parte del monitor, l'avevamo... l'avevamo... È un po' diversa da quella dell'intro, ma sai, Jager, che a dire la verità anche a me è sembrata un po' diversa. Cioè, mi sembrava che l'intro fosse scritta in un inglese corretto. Beh, comunque si può rivedere, magari anch'io mi andrò a rivedere la prima registrazione. Anche lui è un otaku. Grande Trezart, adesso capisco queste cheat, sono troppo felice. E ovviamente il nostro Rintaro sembra parlare al player, vediamo se è così. Il tuo silenzio non fa altro che rafforzare le mie ipotesi. È proprio il modo di ragionare complottaro, che abbiamo già visto. Immagino che dalla tua prospettiva... Ti sembri che siamo noi dentro al monitor? Beh, sai, il fatto che io sono animato, tu no, questo mi aiuta. Ma è qui che ti sbagli. Per noi sei tu che sei dentro. La tua realtà non è altro che menzogne e ombre. La vita non è che un'ombra in cammino, no? Vi ricordate il Macbeth? E dovete ricordarvelo se non l'avete letto, siete pazzi. Naturalmente questo include te. Anche te. Vediamo come si evolve. Se viene contestualizzato come una sua follia dai personaggi intorno a lui o se veramente abbiamo del metagioco o è soltanto una gag. La vera realtà è da questo lato dello schermo. Non mi credi? Ah, non ti biasimo. Sono pochi quelli che riescono a reggere, a sostenere la verità. Ricordiamoci quest'incipit che ci diceva un po' alla buona che il folle è il saggio, no? Vediamo. Ok. Posso farmi comprendere, no? In termini semplici anche da uno come te, va bene. The system. Aspetta. Questo è il futuro... Ah, no, calma, c'è la maiuscola. Questo è il Future Gadget Laboratory. Collocato ad Akihabara, insomma, il distretto di Tokyo, Akihabara. Possiamo chiamarlo semplicemente il laboratorio. Ok, quindi forse questa è semplicemente una parte raccontata, no? Show, don't tell, qua invece molto tell. Il nostro scopo è distruggere il sistema e plunge the world into chaos. Chaos? Plunge? Cosa vuol dire? Lo vuole plungeare? Zack, attenzione. Cosa vuol dire plunge? Gettare? Meno male che arrivano le notifiche. Sì, sapete cosa? Potevo annunciarlo su gettare, scagliare. Ok, grazie ragazzi. Potevo annunciarlo almeno su Instagram. Mea culpa. E quindi loro vogliono distruggere il sistema. Fatemi un po' capire. Chissà se abbiamo già... The system. Chunibyo. Ok. The system is the means by which the organization mantiene il suo grip sull'umanità. Ok, questo diciamo che lo potevamo immaginare. Il suo scopo sono un po' i filosofi, no? Com'è che si chiamavano? I Lali Lulelo.
il suo full scopo is to vast to comprehend, ma basta dire che l'organizzazione influenza sul governo, religione, media, cultura, science worldwide. Most people do not even know that their lives are controlled by the system, ovviamente, ovviamente. I Patriots, scusate, mi confondo sempre. I Patriots. Avrò le info, ok. Ah, ma vai tranquillo, Jimmy, ma anzi, riprenditi per il meglio. E quindi ovviamente è un sistema che controlla tutto, bla bla bla, è così innervato profondamente che la società stessa, diciamo, nelle sue fondamenta della società della moderna civilizzazione non funzionerebbe senza di esso. Distruggere il sistema quindi getterebbe il mondo nel caos. E quindi questo è l'obiettivo di questo laboratorio. Ho scazzato, scusate, eccoci. そうなんだ。悪いことしちゃダメなんだよ、他に。ま、入りは少し黙っていろ。オッケー。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。ちだこして Sono queste coordinate di questo laboratorio non esiste nessuna possibilità nell'universo che io me le ricordi. Non capisco perché sta facendo questo discorso. Mejirushi wa biru 1-kai ni aru Brown Tube Workshop Grand Kankobo という maniac na tenant. Ok. Sarebbe interessante anche solo sapere l'oggetto a cui lui sta parlando. Al primo piano c'è il Brown Tube Workshop. Imadoki vende dei vecchi CRT, ti immagini? Anche nel cuore di Akihabara Electric Town la domanda di CRT è praticamente non esistente. Ma in realtà per fare retro gaming proprio duro e puro. Comunque andiamo un attimo a vedere. Dovremmo avere qualcosa? Non abbiamo nulla? Sì che dovremmo avere, scusate. Ci picchia. Com'è che si chiamava? Brown? Allora no, Brown. Allora non ci ha dato nulla, eppure. Eppure. No. Me lo sono. Perché l'hai messo la scritta rossa? Forse non è ancora attivo. Ciao Valzer, eh? Sì, ricarico su Wesaplay, nei prossimi giorni. Fate conto, come dicevo prima, lunedì e mercoledì faccio le live. Tra giovedì e domenica le ricarico tutte e due. Quando capita. E andiamo avanti. Ho sbagliato di nuovo? Ok. Il proprietario è anche il proprietario del palazzo, questo Tennoji. Ed è così che mantiene la sua ridicola hobby di nicchia, no? Il negozio di hobby di nicchia. Ok, ok. Perché questo spiegone? Che lo sfondamento della quarta parete sia soltanto un pretesto? Vabbè, ok, lui è molto comico come personaggio. Mirai Gadget Kenkyuu. Official Gadget Laboratory is currently experiencing a severe shortage of manpower. We welcome dedicated scientists from all fields to apply. Al momento i nostri ricercatori sono lab men, not researchers. Labomen, sunawachi laboratory member wa. Ok. Labomen number 001. Labo soseshisha ni shite kyouki no mad scientist de aru kono ore. Houin Kyouma. Adoro quando dice il nome. Ma di fatto dice Houin Kyouma. オカリンって呼び方の方が可愛い。オッケー。そしてコスプレが趣味のコウ一点。ラボメンナンバー002。 È una cosplayer, è l'unico personaggio membro femminile. Shina Mayuri. Ok. Ok. Ok, ok, grazie. Tettere, Mayushi。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。 Mi piace di più farli che indossarli. Ovviamente, potessimo, andremo istantaneamente su Instagram a digitare il suo nome e il suo cognome. Lo fareste anche voi? Io lo farei. Chissà se qualche fan ha creato la pagina cosplay. Non mi stupirebbe, però, siccome non voglio spoiler, non lascia perdere.
Super H, ovviamente, figurati. Labomen number 003. Hashida Itaru. Hashida Itaru. Ok. Super Hacker te yobu na yo. Super Hacker daro jōko. Sonna warewara 3 nin de kōsen sareru mirai gadget kenkyū. Ok, l'arte dell'invenzione, va bene. Wagarabo no homepage o mite kure. Mochiron. Il nostro scopo è sviluppare le armi per la guerra con il dominio oscuro. Ma cosa ricerca? Ha prodotto un numero di altre invenzioni. È tutto ciò che ha prodotto in realtà. Ok, 8, ma ne vuole fare 108, va bene. Boh, tennis manga mitai ni desu ne. Wakarimasu. Chissà che citazione è. Chissà che citazione è. No, ma non dicevo di cercare cosplay, dicevo cercare lei su Instagram. Comunque, papà. Hitono bonno no kazu to ie, kono atto channel nome. Ok. Questa deve essere una mega cheat, ma io sto numero l'ho già sentito, però me la sto totalmente perdendo. Manga sul tennis c'era quello bellissimo, famoso. Ragazzi, abbiamo qualcuno che ha la mia età. C'era quel manga famoso del tipo... Oh, ci dovrei avere internet sotto mano, mi viene in mente adesso. Comunque ce ne sono i manga sul tennis anche di grande successo. Ciao Floppy Pippo. E quindi c'è questo channel. Ok. Sto parlando alla persona dietro il monitor. Ha sorriso. Onore-sama, nani o waratte iru no ka? Monitor no naka no sonzai no kusei ni. Kocchi minna tte itte. Don't look at me. Just say don't look at me. Tsujinai in janai kana? Decisamente surreale questa cosa. Koto ni sura kizuite inai rashii na. Jikaku ga nai to iu no wa jitsu ni fukou na koto da. A quanti livelli dobbiamo svelare, dobbiamo rimuovere veli di Maya? Ok. Sono hito ni shite mitara, Mayushi tachi ga game mitai ni mieteru no kana? Soitsu ni wa genjitsu nano ka game nano ka tte iu hassou sae nai? Jo, 2D girl. Daisuki na 2-gen no onna no ko tachi mo sou nano? Le 2D girlfriends? Immagino che in Giappone ci sia anche questo. Grazie Frazzo. Grazie Trevius. Potrei essere tuo padre, non escluderlo, Varior. Touch, sì, sì, era Touch che intendevo, era lui. Come si chiama l'autore che è famosissimo di Touch, che ha fatto anche altri famosissimi manga, ragazzi, non mi ricordo una sega. E comunque sì, intendevo proprio Touch, e lui ha fatto anche... E come si chiama l'altro famosissimo? E come si chiama lui? Accidenti, ragazzuoli, però sì, era quello... Ok, qua la gag. Sì, questa è una visione. Quelle ragazze sono le mie mogli. Ok, qui abbiamo il fan delle waifus. Adachi, perfetto. E Rogue è l'altro, esattamente. Ragazzi, sublime, intendevo proprio loro. Intendevo proprio loro. Voi siete il mio Google, sappiatelo. Sì. Allora, nobody cares about your harem. Questo è un gioco di Frauds veramente comunque. Ok, come se fossimo soltanto dei personaggi in un gioco. Come possiamo esserne sicuri? No, non quello di Ping Pong. E non Miura. Come on. Ok, dai. Chubio. Dobbiamo leggere della roba, ragazzi. D'altra parte è una visual novel. E siamo di nuovo nella sua prospettiva, direi. Anche se non vedo un monitor qui davanti. Però la location... Non so quanto voglia essere... una cosa imprecisa. Ah, sì, ok, lì a destra ci sarebbe il laboratorio del nerd... Ok, si è anche cambiata l'inquadratura. Andiamo un secondo a vedere qui. La Chunibyo è la 8° livello,
sarà a livello scolastico sindrome, un termine che si riferisce alla forma mentale dei teenager maschi, usata anche come una, un termine dispregiativo per riferirsi alle persone più vecchie che hanno ancora quella forma mentale. Quindi così a naso direi tutti noi che siamo in questo momento su Twitch a seguire Steins Gate, quindi sentiamoci offesi, e caratterizzati da un affected attitude of nichilismo e cinismo estrema, egocentrismo eccetera eccetera, delusion che è un falso amico, vuol dire illusione, no, di potere, senso di onnipotenza e di superiorità, e una consuming fear of being treated as a child. adoro. La persona che esibisce questi sintomi crede di essere figa, no? Ma molti osservatori la trovano patetica. Chuni Byo, which is often abbreviated in Chuni, also refers to the fictional tropes that teenage males often enjoy, such as ancient conspiracies, superpowers, especially powers sealed in a character's eye or arm. È divertentissimo tutto questo. È veramente divertentissimo. I superpoteri, specialmente sigillati nell'occhio o nel braccio del personaggio. Mitologia norrena, poteva mancare. Battaglia per il destino del multiverso, eccetera. Il consumato Chubio case will work such elements into his own personal backstory. Ocarin is a textbook example. È un esempio. Notate che lo chiama Ocarin, come se fosse il diario della nostra amica. Ma più che bulletti, direi un po' più sul pre-otaku. Comunque, Ocarin è un textbook, è l'esempio perfetto, no? Vediamo To the Girl, che rientra in categoria otaku. Ok, chiaro, un personaggio di un anime, di un gioco, di un manga. Don't look at me. On the internet, questa è una regola non scritta da dire. Ogni volta che vedi un'immagine di qualcuno o qualcosa che guarda verso la camera. Ok? Il loro channel, che sta su internet, cioè fa parte della categoria internet, finzionale. Il più famoso message board giapponese. Copre una grande varietà di temi. Sarebbe un pochino il loro... Come cazzo scrive? Il loro... Reddit. Ok, vabbè. Super Akam, un hacker super skillato. O almeno che dice di esserlo. Ok. Il richiamo all'amico hacker che può subito scoprire l'identità. E va bene, ci siamo capiti. Ovviamente millantando. Per quanto riguarda cosplay, anche qui ovviamente categoria otaku, costume play, va bene. Vestirsi in costume come un fictional character. I cosplayers, vai, questo lo sappiamo tutti, che possono essere rabbreviati in layers. Questo no, non si usa tanto, tipo... Esatto, tipo mio cugino, esattamente. Stacca. Ok, parodia di un social ispirato a 4chan, ok, grazie. Grazie Steamf, grazie mille. Molti cosplayer fanno i loro costumi, è vero, giusto. Ok, direi che siamo in pari e andiamo avanti. Ha deciso di allontanarsi dal monitor. Oddio, ragazzi, questo gioco è bellissimo. Allora, prima di tutto, io voglio dire una cosa. Non sapevo che Shy avesse prestato la sua immagine a questo videogioco. È fantastico. Quindi, vedo che l'abbiamo... Chiaramente, lui stava parlando a questo alpaca prima, tutto ciò rende la cosa ancora più delirante. E mostrato sullo schermo c'è un ugly cute, fantastico termine, anche ugly cute, character, Alpaca Man. E questo è un gioco chiamato Alpaca Man 2, dove parli ad un Alpaca Man via microphone e lo vedi reagire. Interessante, quindi lui in realtà si stava facendo una gag tra sé e sé,
però paradossalmente il gioco ci metteva nei panni di Alpaca Man, mettiamola così. Ragazzi, allora, va bene, vorrei vedere se posso già leggere Alpaca Man. Sì, alpaca, un mammifero, parente del cammello. Ah, ok, sono i dati dell'alpaca. Ok, ok, il fluffy fur, ok. E hanno una popolarità come ugly yet cute, ugly cute animal. Ok, va bene, va bene. Ed è vero, lo possiamo verificare con il nostro amico Shy. The game exploded in popularity when it was released 10 years ago, but personally I find only the ugly part of ugly cute to be true. Ok, 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 ok. Alpaca Man 3 sarebbe veramente già, se esce Alpaca Man 3 lo porto su Twitch. L'ho comprato ieri, 500 yen usato, cuffia inclusa. Vabbè, lui ha fatto un acquisto che è già da retro gamer, perché 10 anni nel mondo dei videogiochi, possiamo già parlare di quasi un retro gaming. Ok, vediamo Daru che cosa ci vuole dire. Ha uno sguardo minaccioso. Rintaro si vuole difendere dall'accusa che gli è stata fatta. Ok. È il nome del tuo personaggio, dico bene? Ma questi dialoghi sono troppo belli. Io sto amando questo gioco, ragazzi. Ma è bellissimo. Ma ragazzi, ma è bellissimo, ricorda tanto NHK, eh. Voglio renderti partecipe del fatto che io vado a un sacco di offline meets. Già chiamarli offline meets vuol dire che sei fottuto. And I'm always the life of the party. Fantastico, fantastico. Questo gioco è bello. Questo ciccioso bespectailed. Cosa vuol dire bespectacled? Cosa vuol dire? Me lo googolate. Ciao Anto. Che cosa vuol dire bespectacled? Guy is my brother in arms and right hand man. Oshida Itaru. Ok, ce l'hai già presentato due volte, però caro, caro il nostro Steins Gate. Occhialuto, occhialuto. Grazie mille, microfono. È un hardcore otaku, chiaramente. You can always find me in front of the computer, playing games, watching anime, ok. Ha delle mogli 2D, se siamo capiti, con le quali chiacchiera... Ah, che tradisce? Con le 3D maids? E non condivido le sue preferenze, ma per lui... va tutto bene, basta che sia Moe, ok? Moe, in realtà abbiamo visto. È veramente assurdo tutto questo. Cioè, è veramente assurdo. È affidabile, skillato, che realizza le mie idee. Forte. Ok, dai, va bene, va bene, va bene. Doppia presentazione dei PG, un po' una palla, eh? Però è talmente divertente la scrittura, talmente ispirata, eh? Ok, questa si appunta con un ago, così avremo modo di fare la presentazione precisa anche della nostra amica Shina Mayuri, over here, nurse in episode, we have Shina, 16 anni, studente di high school, se riesci a crederci, ci conosciamo da quando eravamo piccoli, già lo sappiamo, è anche un otaku, certo non ai livelli di Daru, eh. Molto bellina, io vi dico la verità, cioè trovarsi in questo appartamento con questi tre personaggi fuori dal mondo, tutti sull'otaku andante, legatissima al mondo degli anime, dei videogiochi e questo immaginario, devo dire che ha qualcosa per me anche di commovente, vi dico la verità, non lo so, mi ricorda davvero NHK, quelle fasi in cui NHK, perché fa parte della sua narrazione, della sua poetica, rende estremamente seduttiva per chi ha avuto quel background, ovviamente in qualche modo, no? Legato anche al Giappone, eccetera, rende estremamente seduttiva la figura dell'Ikikomori, cioè riesce a farti sentire quella comodità, quel piacere di stare fuori dal mondo con gli anime, i videogiochi e le waifus, cioè, un pochino, pur nella sua totale povertà da un punto di vista della realizzazione tecnica, questo gioco sta riuscendo a creare questa piccola alcova, no? All'interno della sua narrazione. La trovo una cosa deliziosa, deliziosa. Andiamo avanti.
Certo, Trezard, certo. Guarderò l'anime, naturalmente, quando avremo fatto l'anime me lo divorerò. Andiamo avanti. È la costume division, ovviamente, del laboratorio, perdono. Ok, ok. In realtà è una sensazione che per qualche ragione ricordo anche dei giochi dei primi due Monkey Island. Lo so che non c'entra niente ed è tutto un altro mondo, però anche i primi giochi di Ron Gilbert, anche Maniac Mansion, anzi forse più Maniac Mansion e Day of the Tentacle, ti davano quell'impressione di una gabbia di matti fuori dal mondo, ma che in realtà è estremamente comodona, tenerona, e che è una parte di te, perché se sei lì davanti al monitor, e in quegli anni lì tanto più, era ancora più piccolo il gruppo delle persone che ci stavano, sei un po' come loro, no? Hai qualche cosa della loro sensibilità. E mi ricordo che anche giocando quelle prime avventure grafiche, che poi prime non erano, ma lo sono state nella mia esperienza, ricordo un po' quella sensazione lì. Che poi, va bene, abbiamo visto in salsa giapponese. Sai che ci penso, capo? Sai che ci penso? Ci sto pensando. Non dovrei dirlo, ma ci sto pensando. Non so se ce la faccio. Sì, soprattutto Day of the Tentacle. Non so se ce la faccio, ma mi piacerebbe molto, perché adoro stare su Twitch, ragazzi. Purtroppo questa è la verità. Mi piace, a proposito di gabbia di matti, mi piace questa idea qui. Non so se ce la faccio. Comunque vi ripeto, giovedì sera, che è domani, alle 20.30, siamo qui con il compendio di Dark Souls, con la Dark Souls Trilogy. Leggiamo insieme, se vi va, il compendio e facciamo delle considerazioni, se ci sono. No, Manic Mansion in realtà in Day of the Tentacle non ho mai avuto voglia, l'ho recuperato poi dopo. Grazie Zach. In realtà Manic Mansion non fa parte del mio background, perché l'ho recuperato in un secondo momento, molto più Day of the Tentacle e i primi due Monkey Island. Sì, la gabbia dei matti twitchari. Ragazzi, ognuno di noi ha una personalità multiforme, c'è poco da fare. Secondo me bisogna un pochino solleticarle tutte le multiforme. Andiamo avanti. It doesn't, ok. In the truth is a Mayuri è inutile, poverina. Sicuramente, insomma, non la butterei mai fuori, ecco, non mi passa neanche per la testa. È stata la prima ad unirsi al Future Gadget Laboratory, ok. Ovviamente sentire queste musichette qui, sentire il parlato giapponese, a molti di noi farà anche venire in mente Persona, Persona 3 e Persona 4, questa atmosfera qui, eh. Vabbè, non c'è bisogno di dirlo. Ostaggio di Ocarin. E questo è il suo posto, appartiene a questo posto, dai. Certo, era criptico, insomma. No, ho saltato. Bella sta cosa. La sua offerta fu la mia salvezza, perché è stata la prima ad unirsi a me nella mia magnifica avventura, no? Ricordatevi, andate a recuperare il video che ho fatto sui terrapiattisti, perché non è sui terrapiattisti e non è neanche esclusivamente sui complottisti, o meglio, può essere anche sui complottisti in salsa NHK. L'avventura, la quest, l'idea di una vita avventurosa che è totalmente immaginaria, perché è l'avventura del cui ti forza l'esclusione se non hai il coraggio della ragione, una ragione che costa molto emotivamente. Mi ha salvato da una solitaria vita on the run from, in fuga dall'organizzazione. Non dimenticherò mai la sua gentilezza. Per questo c'è un mood malinconico, un mood malinconico nei confronti di queste alcove, sia in NHK che, volendo, anche in quel che poi era Tim Schafer, in Day of the Tentacle o nei due primi di Ron Gilbert. Questa è un'atmosfera che ha qualche cosa di malinconico, come è logico che sia. E andiamo avanti, ok. Non ha bisogno di essere utile. Il fatto che sia qui è abbastanza. Beh, se ci pensate, per un'alcova di otaku quasi kikomori, avere una bella ragazza a bordo già è una cosa straordinaria. E allora Alpacament ha detto qualcosa? Dice Itaru, che è l'altro. Adesso i nomi non li imparerò mai, ma ci arrangiamo. No, nulla, dice Rintaro. Era totalmente non responsivo.
così irresponsivo che avresti detto che il gioco era buggato, cosa che potremmo dire anche di Steins Gate, non so se voglio essere autoironica questa cosa. In ogni caso gliela do su, non giocherò mai più questo boring game. Sì, c'è un po' di autoironia secondo me, comunque andiamo avanti. Maledetto alpaca antisociale. Ok. Attenzione, la TV reagisce alla pacca che lui gli dà. Cambia canale, nulla. Ok, forse ha rotto il televisore. Nulla. Attenzione che le interferenze le abbiamo già viste, eh. Ah, chiaramente viene dal Brown Cube Workshop, ok. Probabilmente soltanto vecchia. Hai fatto arrabbiare Mr. Alpaca. Sapete che Valhalla va 11 alla... è un gioco che punto da una vita. Treasure, se è necessario fallo. Ok, e va sul divano. I'm fed up with the humidity of Japanese summers. I started a conspicuous stain in the sail. Do un'occhiata al cospicuo stagno sul tetto while fanning myself. Oh cazzo, sta frase c'ha stain, quindi potrebbe essere importante, ma non capisco niente di cosa voglia dire. Guardo il cospicuo stain, stagno, lamiera, in qualche modo, on the ceiling, macchia, stain è macchia, quindi non è lo stagno, scusate. La grossa macchia sul soffitto? Macchia sul soffitto? Macchia d'umidità sul soffitto? While fanning? Cosa vuol dire fanning? Merda, ragazzi, scusate, sono un fottuto analfabeta, non dovrei fare i giochi in inglese. Macchia sul soffitto? Fanning? Maledetta differita. Sì, beh, ma se è figo e Steins Gate ce li facciamo tutti. Ah, si sventola, come fan ventola, esatto. Ok. Mentre si sventola, ok. Macchia. Mi sa che col titolo non ha molto a che vedere. Sì, ci sono. Grazie mille, ragazzi. Andiamo avanti. Chiudo i miei occhi. E ovviamente mi viene in mente la scena impossibile che ho visto un'ora fa. Chieto. Se ne sono andati. Appena ho lasciato Radikan, everyone va, ok, questo è l'altra parte, quello che abbiamo già vissuto. E non era soltanto la gente della strada? Ok, ristoranti, vari esercizi, no? Anche le macchine. Anche se in realtà lì se ne vede qualcuna, un paio di furgoni, ma comunque bene. Drivers and all. In un battito di ciglia. Una città vuota. Il caldo dall'asfalto, ondate. Ma ovviamente il brivido freddo. Anche una metafora di solitudine, se vogliamo. Ok. Doka sta? Ah, Mayuri. Ok, lui si risveglia, immagino, in questo caso. Mayuri non è sparita. Ma stiamo vivendo un sogno, un'immaginazione? Lei era qui? O sta semplicemente ripercorrendo con la memoria quello che gli è successo? Quindi abbiamo aperto una parentesi e ora l'abbiamo chiusa. Vediamo cosa dice Mayuri. Chiaro. Ok. Mayuri, ma mi dai? Mi dai una? Peso. Come una bambola, no? Mite. Qua i doppiatori con la loro recitazione devono sopperire. Quegli occhi. Mite inai. Mite inai no ka? Datte tsui sakki made. Che viaggione deve essere sto gioco, ragazzi?
たかな。ええぞ。それに店員まで消えている。こんなことはいくらなんでもありえない。Molto onirica è questa cosa, ovviamente. それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなかったよ。あ、そっか。オカリンは幻を見てたんだね。Era così quando siamo arrivati, quindi sei tu che hai le visioni, no? Chitto, con l'azza non sei da io. Tutturu! Tutturu! Però ho detto da Rintaro, eh? In pratica lui in questo momento starebbe rivivendo quello che era accaduto prima del ritorno nel laboratorio, chiamiamolo così. Cerchiamo di capirci qualcosa andando avanti. Non c'è una nuvola? Chiaro. Chiaro. Stiamo rifacendo quello che avevamo già fatto la volta scorsa. Ok, il satellite è caduto. Se poi parte la sigla, ragazzi, siamo in un loop. Chiaramente voi capite che un satellite crollato così avrebbe ucciso persone, cioè... va bene, ma la stranezza non c'è bisogno di sottolinearla. Poco prima che tutti sparissero, giurerei di aver sentito un'ambulanza, no? Makise Kurisu. Potrebbe essere ancora là. Il pensiero ovviamente è disturbante. Ma la domanda è... direi... Vi ricordate la scossa? Ciò che era sul tetto, sarebbe ora di ricordarselo. Claro. Esatto. Almeno giuste riflessioni, lucide. Ma ovviamente non è quello che stiamo vedendo adesso. Esattamente. Ok. When did it happen? Did that happen? Mayuri. Non so se Mayuri ci potrà aiutare. びっくりした。びっくりしたと。 何がびっくりしたのだ。ドカーンってすごい音がしたもん。OK。あの人工衛星は落ちてきたのか。来たのかな。宇宙人さん乗ってるのかな。Agghiacciante tutto ciò, è inutile dirlo. Rintaro giustamente si domanda: sono impazzito? Ma non è neanche tanto questo il problema. Ho sognato tutto. Sogono Kimitachi! Poliziotto. ここで何をやってるんだ。ここらは今立ち入り禁止だ。すぐに出てください。Questa è off limits. Dovete andarvene. ごめんなさい。Attenzione! Potrebbe in realtà essere realistico il fatto che non ci sia nessuno perché l'area potrebbe essere stata fatta evacuare. それより制服警官さん、仮にあなたを警官 A と名付けるが、一つ聞きたいことがあるんです。È come se gli mancasse un pezzo di tempo.
警官 A って今ここで数千人の通行人が一瞬で消えたんです。あなたも見ましたよね。見ていない。いいから早く出ていけ。 OK OK prima che io possa。 さっきから何をバカなことばかり言っているんだ。 Adesso c'è la spiegazione。 Nessuno è stato pugnalato a Radical, ma prima che lui gliel'abbia detto。 Come può dirlo con certezza? Così, out of the blue。 E ci porta via。 UPX, che cazzo è l'UPX? Adesso dobbiamo vedere。 Sarà stazione di polizia? Sì, 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 Major Office Building, ok。 No, non è la stessa cosa, ma... Ok, sì, questo lo sapevamo. Gli offline meet. E gli otaku, ovviamente, un interesse ossessivo in un particolare topic, o beast, insomma. Fan di anime, manga, videogames, ma ovviamente ci può essere un otaku di qualunque cosa, va bene. Ok. Quindi in realtà... Allora, cerchiamo di capire. Lui ha detto, cerco di... Si era seduto sul divano. È sempre il 28-7 del Wednesday. Si era seduto sul divano, cercando di ricordare quello che è successo. And that brings us to the present. Ok, ok, abbiamo chiuso la parentesi. Un'area evacuata? Presumibilmente. Il poliziotto che senza nessuna apparente ragione gli dice, nessuno è stato pugnalato. Vabbè, la nostra amica Wednesday, vabbè, la nostra amica Mayuri, ok, non è utile, non, ma vabbè, questo non ci stupisce. Ok, possiamo solo andare avanti. È successa davvero l'intera ora che è passata dall'inizio della presentazione di Nakabachi? Cerco notizie online, quello che faremo tutti. E c'è casino su internet, no? About the mysterious machine that crashed into Radikan. TOTV. TOTV sarebbe la TV di Tokyo, no? Vabbè. Persino la TV di Tokyo, che sarà tipo il più grosso canale, stanno facendo andare uno speciale sulla cosa. Sembra che nessuno sia stato ferito, ma Chuodori, quell'area lì, è ancora chiusa. Arintaro ha spiegato l'accaduto al poliziotto. Anche senza risposte bisogna proseguire. Bella cheat. Ok, ok, ok. Quindi comunque il poliziotto rispondeva a una domanda specifica. Ok, ok, ok. Ok. Quindi il poliziotto non ha nulla di creepy. Anche perché, dai, l'è stato chiamato poliziotto A, come dire. Sei solo il poliziotto A. Ovviamente a chiamare più una di reporter, ok. Questa sparizione di migliaia di persone... L'omicidio di Machise Kurizu. Ponendoci ancora l'ipotesi di un'evacuazione. Vediamo. È tutto un mistero. Un mistero. Soka. È così. Si alza in piedi dal divano. Con un suo sorrisino. Duro e Mayuri. Si girano, ok. Core mo si vede. È tutta una copertura dell'organizzazione, chiaro. Ha corrotto le guardie, diciamo. Il nostro governo sotto il loro controllo. Va bene, va bene, va bene. Ovviamente lo stanno sottovalutando, eh. Ok,
Una conclusione soddisfacente e si beve qualcosa. Ok, non c'è aria condizionata. Elixir intellectualis. Cola no hoga yoku ne? Ocarin wa hontou ni Dr. Pepper-san ga daisuki da yo ne? Kono chiteki inryou no yosa ga wakaranai yatsu wa jinsei no 5 no 1 o son shite iru zo. Riparte la musichetta. È Messora. È grande. Alla Dr. Pepper. Quindi non hanno la licenza? Beh, insomma, andiamo avanti. Sarò d'accordo di vedere il center. And you re-enter the art of the future Gazer Bro. The developer. Ok, va bene. I future gadgets. Chiaro. È praticamente un monolocale, così. Se è un bilocale è tanto. Poi conosciamo la dimensione degli appartamenti in Giappone. Ma pensa a te. Quel che contano sono i soldi e l'ambizione. Sala di sviluppo, vediamo. Così isolati, mamma mia. Così chiusi senza aria condizionata, deve essere un inferno questo posto. Stavo vedendo se c'era qualche oggetto tecnologico simpatico. Ma direi. Boh, no, direi. È caldo, va bene. Chiaramente il condizionatore. Accettiamo donazioni, ci sta. Room, I pick up the lab coat. Bla bla bla. Ok. Sono uomini come lui che danno la nostra, che rovinano la reputazione della nostra generazione. Fantastico. Slab coat purchased for my own pocket money and my head that sits on the shelf. It's never been worn and probably never will be. Quindi lui ha una veste che non indossa mai. Ok. Dari. 計画は順調に推移しているか。え、計画ってなんぞ？Sa di diabete. Quale piano? Qua abbiamo i microonde. Sì, i Majestic. Ok. 計画は計画だ. 8号機の調整以外に Perfezionare il gadget numero 8, che non sappiamo che cosa sia. Ah, sono cotto. いきなり giustamente. そろそろお前との付き合いも3年半ほどに. Ok, è solo da 2 mesi, che è un membro del laboratorio, anche se si conoscono da 3 anni. Facciamo 2 anni, dice lui. Praticamente chiede la telepatia a una persona che conosce da 2 anni. Ok. Tutto quello che volevo era avere una di quelle conversazioni fighe, criptiche, in cui parliamo di piani e preparazione, preparativi e altre cose che suonano importanti, ma che nessuno sa esattamente che cosa significano, eccetto noi. Ma con lui purtroppo non è possibile, un principio di realtà guida il nostro grosso Itaru, come si chiama. Ci fa poi per dire. Vediamo, vediamo, vediamo questo gadget numero 8. Non abbiamo ancora capito che cosa non funziona.
un totale, siamo nel sito internet futuregadget-lab.com. Mi domando se l'abbiano fatto veramente, se l'abbiano creato davvero questo sito, sarebbe una di quelle figate. Ha completato 8 invenzioni. Come ho spiegato all'Alpaca Man, il primo scopo è ovviamente sviluppare le armi per la guerra contro il Dark Dominio, guidato dall'organizzazione che conduce il mondo dalle ombre, che esiste, non so perché me lo immaginavo, che governa il mondo dall'oscurità, dalle ombre, di nascosto. Non abbiamo completato nessuna invenzione di questo tipo, al contrario ne abbiamo fatte alcune. Non abbiamo ancora immaginato che cosa potremmo fare. Grande anche il link, fenomenale, lo potete tutti andare a verificare adesso. Esatto, microfono, veramente. Sì, è molto Vaporwave, assolutamente. E va bene. Hanno fatto, l'aveva già detto, delle invenzioni un po' così. Serendipity. Ci sta. È ovviamente una verità della scienza che le grandi invenzioni sono sempre accidentali, in altre parole la serendipità. Come sappiamo benissimo, no? Cristoforo Colombo che cerca le Indie e trova l'America. Allow me to introduce our glorious future gadgets. Gadget numero 1, la Beat Particle Gun. La Bamboo Helicam. Could this be ora? Mod Snake. Once again I've made a worthless object by Goemon. Gaemon? Ok. Sialum Saber. Ghost in the Ball. Possono essere tutte viste sul sito. Ok. Così fai godere i tuoi occhi, no? Nutri i tuoi occhi del genio, dello scienziato. Il Phone Wave. Vogliono fare un telefono con il microonde, qualcosa del genere. Ok. L'idea di Mayuri. Ok. Mamma mia. Preferisco nomi basati sulla mitologia. O nomi con significati nascosti. Che abbiano bisogno di una spiegazione extra per essere compresi. Mamma mia, povero Rintaro. Ovviamente Daru non è dell'idea. Non ci stanno nella sua testa. Giusto un pochino, Rintaro. Giusto una piccola digressione. dopo le leggiamo. Anzi, direi che potremmo in realtà leggerle ora. Avete ragione. Allora, abbiamo subito Ghost in the Ball. Un gadget creato arrangiando 12 monitor da 6 pollici CRT in una sfera. Small CMOS cameras sono installate nel gap between the monitors, which connected to the monitor on the opposite side of the sphere. Questo è un tentativo di un camuffamento ottico pratico. È il più grande capolavoro fra i future gadget. Ma le sue dimensioni lo rendono difficile da mettere da parte, diciamo. Il suo nome deriva dallo sci-fi manga Ghost in the Husk. Che ha avuto un anime adaptation. Va bene, ovviamente la cheat è più che chiara. La Sialum Saber, una red chemical glow stick con un handle attacked, allowing one to grip like a sword. May possible not just with future gadget but also with chemical knowledge. Ispirato a Spark Wars. Ok. Mamma, questo è veramente cheap però, eh. Esatto, Treasure, esatto, ma lì non c'era ancora stata. Once again, I made something worthless by Gaemon. Created by combining a dryer and a vacuum. The dryer is operated using the exhaust of the vacuum. Its name is reference to the popular anime. Lupin, ovviamente, Lupin's the Third. Lupin's, tra l'altro, è una gag a sua volta. E Gaemon, quindi, è quello. E quindi cos'è? Un aspirapolvere con un dryer? Che cos'è un dryer? È un asciugatore? Che cazzo è? Non so che cosa sia un dryer. Cioè nel mondo reale non so che cosa sia.
Un phon. Dai, assurdo. E quindi questi hanno messo un aspirapolvere, un phon. Fantastico. Mod Snake. Un instant super umidificatore. Usa il riscaldamento elettrico to quickly boil, insomma, bolle dell'acqua. Fa abbastanza vapore per riempire una stanza di 12 metri quadrati. Però può operare continuativamente solo per pochi secondi. It looks like a Claymore Land Mine, che piace agli otaku militari, ok? Quindi la Claymore ci ricorda, non so se questo Mod Snake voglia essere una citazione a Metal Gear Solid, però la Claymore ci ricorda Metal Gear. Ah, sì, ok, scusatemi, infatti. Its name is a reference to the stealth action game Metal Moa Solid Rising. Tra l'altro Rising, fra tutti Rising. Ed era veramente meglio Metal Moe, davvero, davvero. Vediamo questo. Could this be ora. Un rivelatore di bugie basato su thumb perspiration, perspirazione del pollice. In realtà è più che altro un rilevatore di sudore. Bisogna ammettere che è un'invenzione geniale. Ah, ma è veramente Jojo? Ma no, assurdo. Il suo nome è una citazione del classico manga Jojo's Bizarre Avventure. Ma pazzesco. Questo non... cioè, ci avevo pensato, ma boh. Assurdo, assurdo. Quindi è una Jojo reference a tutti gli effetti. Ma infatti come hanno fatto a mettere Rising tra Desert? Se lo sono inventati così... di sana pianta. Chissà se poi Rising ha citato. Comunque, vediamo Bamboo Helicam. Una CCD camera mounted in a bamboo toy helicopter. The camera è attaccata all'helicopter fulcrum, allowing to record aerial footage unpowered. However, the image is rotating at high speed, so you might get dizzy if you keep looking at it. 22 Emon. Questo proprio non me lo becco, il manga... il manga me lo sono proprio... Non colgo la citazione. Non so che cosa sia originariamente. Come sarebbe se Konami avesse veramente citato. Perché poi Kojima non c'entra nulla con Rising. Quindi, non so dirvi 22 Emon che citazione sia. Non la becco assolutamente. 22 Emon. Però era in lavorazione da secoli, Ryan. Ma perché Rising è stato tolto a Kojima? Potrebbe essere Doraemon. Sì, giusto, potrebbe essere Doraemon. Quindi il nome Rising Kojima l'aveva già pensato? O era qualcosa... No, non mi ricordo la storia di Rising, ragazzi. La sapete sicuramente meglio di me. Però sarebbe in realtà interessante capirlo. In ogni caso andiamo avanti. La Beat Particle Gun. Il primo... A toy ray gun with a TV remote jammed inside, you can change channels by pointing lo punti alla TV con il grilletto. Però supporta solo Channel Plus, non ci sono altri pulsanti come volume, ovviamente puoi fare una cosa sola, vabbè. Assurdo. Il classico Japanese robot anime mobile jacket Gunbam, ok, se siamo capiti, questo è Gundam, ovviamente. Esatto, Ryan, esatto. Grazie mille. Sì, è una cosa buffa, ovviamente. Sarebbe nel caso una coincidenza, però è interessante. Serendipity sappiamo che cos'è. Quando scopri qualcosa di valore cercando qualcos'altro. Un microwave oven. Ok. Come è stato inventato il microonde in America nel 47. Beh, questa è quasi una pagina Wikipedia sul microonde, la skippo abbastanza. La TV di Tokyo, finzionale. Il fatto che specificano finzionale non riesco a capire se sia metagame. Una TV network based in Tokyo has more anime than other commercial television network making... ok, è la preferita degli otaku. Quando però c'è una notizia pesante, persino TOTV si ferma per parlarne. Quindi il detto che se anche TOTV taglia per un bollettino speciale, allora l'apocalisse è vicina. Ok, benissimo, direi che ci siamo aggiornati. Ce n'è di roba, ce n'è di roba. Bisogna avere pazienza, io ce l'ho, se ce l'avete voi io ce l'ho, mi sta molto appassionando. Notare che
questi cipettini qua con i numerini gialli ricordano i numerini che si vedevano nella sigla, quindi stai a vedere che questo microonde così non possa essere una sorta di macchina del tempo a un certo punto, anche perché sono quattro numeri, potrebbero indicare una data. But I digress. The phone wave is in short remote control microwave. Ok, ci metti il cibo, bla 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 bla. Ok, è meta. Ok, grazie Jager. Ok. Un pezzo di spazzatura, ma secondo me non sarà così, eh? Abbiamo scoperto che ha una seconda non intenzionale capacità, che non era intesa, no? La nostra coraggiosa, o forse semplicemente confusa, Mayuri... Ok, semplicemente scalda del frozen fried chicken by remote control, ok? Come routine giornaliera. Long story short, she was defrosting her, the suo beloved juicy chicken number one, quando è accaduto l'inusuale inaspettato. Il pollo è uscito più frozen che quando l'aveva messo dentro. Il microwave ha ricongelato il pollo. Da allora abbiamo cercato la causa di questa cosa con Daru. È una stranezza, non è un caso che il gioco ci si fermi, quei numerini gialli li abbiamo visti nella sigla, ragazzi. We tried copy the Mayuri did, ma non siamo riusciti a rifare ciò che Mayuri ha fatto. Come è successo che quella singola volta quel pollo sia stato ancora più congelato? È un'assurdità, no? Chiaramente con la banana non ha funzionato. È just don't get it. E si fa aria con la maglietta, ok. So cosa intende per really, really weird. Vediamo se non sia il caso che riusciamo a farlo succedere ancora. Mayuri! Porta quattro banane, vediamo. No, porta le banane, scusa. Faremo di nuovo una banana gel, di fatto. Ancora una volta. Chi lo sa. È meta nel senso metagioco, cioè un'informazione per il player in cui il gioco... comunica di essere solo un videogioco. Ok. Vediamo cosa succede. Sono ovviamente dei dialoghi leziosi e di troppo, se non fosse che il gioco ci vuole far stare con loro, ci vuole introdurre, ci vuole... Insomma, questo ha lo scopo dell'immersione. Può sembrare faticoso, ma in realtà... stanno costruendo molto bene, secondo il mio punto di vista. Ok, mette direttamente il casco di banana nel phone wave. Nome soggetto a cambiamenti. Passibile di cambiamenti. È uno spreco. Questo tuo atteggiamento potrebbe costarci la battaglia con l'organizzazione. Ok, va bene. Poverino. Ok, la prossima volta facciamo con una, dai. Ovvio. Pronto? Ovvio. Sta chiaramente per succedere qualcosa. A me questa musica così, che in realtà per me è molto gradevole, che così si ripete, in realtà ti entra nel cervello e non ci esce più, mi ricorda tantissimo Persona 4, che è un gioco che mi è entrato proprio, cioè devo avere un pezzo di cervello che è Persona 4. Vediamo che succede. Cioè io se ascolto le canzoni di Persona 4, cioè proprio ho come un... si apre come un warp temporale, ritorno al momento in cui ci giocavo. Vediamo un po'. Ok. Lo chiama, fantastico. Attenzione, loop. Voluto. Let's press the phone triggers button and call the cell phone. Make call to phone wave, ok. Oh.
No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh, okay. Sto premendo tasti a caso. No, non so cosa sto facendo. Che cazzo sto facendo? Ok. Oh, no. Ah, ok. Ma che figata! Change settings. Open address book, open mailbox. Scusate un secondo. Change wallpaper for ringtone mail ring. Ok. Mailbox. Achievement sbloccato. Memorie di un altro. Memories of another. Che diavolo è questa email? È l'indirizzo della mail... del prologo? Che cazzo è questo testo? Pesissimo. Ah, certo, Trezard. È iniziata da un bel po'. Da 1:10. Ok. Achievement sbloccato. Comunque Memories of the Self. Steam ti premia se vai un po' a cazzeggiare qui. Non posso andare sulla E. Andiamo qui. Daru, phone wave. Ovviamente possiamo chiamare il microonde. Un JPEG in blocco note? Potrebbe essere. Sì, sembrava quella dell'altra volta. Sì, sì, certo, l'abbiamo visto che possiamo cambiare sfondi e suonerie. E c'è Lukaku, c'è Mayuri. Ora noi... Lukaku, chi cazzo era Lukaku? Non mi ricordo neanche. E vedete giocare così pochi giorni alla settimana, maledizione. Chiamiamo Mayuri. Per divertimento. No, non me lo fa fare. Ho solo il phone wave. Posso quindi fare soltanto ciò che è previsto. Non è che si è trasformato in un gioco più complesso di quello che è. È un calciatore. sentite, chiamiamo il phone wave, che sicuramente sta per succedere qualcosa di... Ah, lo vedremo più in là, Lukaku. Ok, via. I'm connected. Infatti, l'avevo già sentito il nome. Infatti. Ok. I'm connected. R-I-N-G. こちらは電話レンジ. カットカリ. Cazzo, ma come fa a rispondere? Gli hanno messo una segreteria. Ok, va bene, va bene. Mayushi no koe kikoete kita. Sì, sì, sì. Sukoshi damare. Mayushi guidance ga kikoenaku naru. Kochira kara timer sousa ga dekimasu. Claro. Ok, lui vuole deliberatamente fare una cazzata e mettere 120 cancelletto. E se sbaglio? Ok, semplicemente, ok. Facciamo come dice lui. Vediamo. Sì, è uno dei dorsali il tasto per tirare fuori il telefono. È molto interessante questa cosa perché avremo la possibilità, penso, bad ending, avremo la possibilità, penso, di fare telefonate in corso d'opera. Questo fu un errore da parte di Mayuri quella volta lì, cioè mise il cancelletto alla fine. Però in qualche modo, no? Successe quella cosa molto strana. Ecco. The turntable begins to rotate, che è quello interno al microwave. Ok, va bene. Può anche girare all'indietro. perché stupirsi? Non l'ho mai notato. そこに重大な意味があるかもしれない。両親の車にも影響してくる問題であり。Hunsrull. Questa è una cosa che voglio leggere. È una cosa reale, quindi la regola che governa il placement, la posizione degli elettroni di un atomo, che insomma non dovremmo poterla sapere, no? La posizione, cioè se sai la posizione non sai la
la velocità. Com'era la storia di Heisenberg? Orbitals of the same energy are each filled with the electron of the same spin before they are filled with the second. Also known as the answer rule of maximum multiplicity. Le orbite della stessa energia. Ah, ok. Esiste, figata. Benone. Ok, vediamo di andare avanti. Nai ka. Nai ne. So ka. Siamo qui. Ma non lo so, al film di Breaking Bad sono un po' scettico, ma pensiamoci in un altro momento. Ok, il principio della massima molteplicità degli orbitali, figata. The three of us wait and stare at the spinning bananas. Ok. Tiriamo fuori le banane. Gel banana dekiagari. Gel bananas are ready. Le banane sono diventate non banane. Un gelatinoso blob le avvolge con una sottile membrana. E la musica ci dice: ehi. Dopo che Mayuri ha scoperto che il phone wave ha una freezing una funzione di congelamento, abbiamo tentato. E questo è quello che è successo. Ok, grazie della spiegazione. Ogni volta ci confonde maggiormente, no? Dario. Kono banana. Tabete miyō to wa omowanai ka omou hazu da. Fantastico. Che pezzo di merda. Grandissimo, bellissimo quel doppiaggio. Sugei mazuso ja. Aji wa kankei nai. Taberu koto ni imi ga aru no da. Sa Dario. Enryo surukoto wa nai. One wa hirotte yaru kara omoi kitte zuzui to iku ga ii. Ok, Virgil, grazie. Ottima cosa, devo dire. Ah, lei ne ha già mangiata una, attenzione. Ah, non aveva aroma e non sapeva di niente. Dero dero de bunyu bunyu ka. Bunyu bunyu banana ka. Che cosa dovremmo pensare? Mayushi, anata no banana bunyu bunyu da ne tte itte mite. Non sta succedendo veramente. No. Daru-kun. No. È bellissimo. È veramente. No, è bellissimo. È bellissimo. No, vabbè. No, è stupendo. Ed è bello come in realtà qui si siano capiti al volo. Già, Seit. Anata no banana bunyu bu. Iwaseru na te no ga. Proprio con la tissue box, tra l'altro. Ovviamente lei non ha capito. Giappone, proprio, davvero. Sì, il più problematico dei tre, beh, probabilmente Rintaro veramente. Però anche Mayuri. Però anche l'altro. Anyway. Gerujō ni natta toyukoto wa hankoke. Sunawachi. Bunshi doushi no musubitsuki ga yowaku natte iru kanousei ga aru. So ka. Wakatta zo. Questa scena è totalmente ridicola. Ore tachi wa reitou kinou da to omoikonde ita ga jitsu wa jigatta no da yo.
さあお前たち、な、なんだってと叫ぶがいい。ここは叫ぶところだ。Non ha il pubblico che vorrebbe. Le loro reazioni sono pateticamente deboli. Leto kino ja nai no wa wakatte ru tsu no. Mondai wa ja kono kino tte nan zo? Nani ga okiten no? Bravo Itaru. Leto no gyaku nara kaitou ja nai no kana?実に愚鈍な意見だな、マユリ。それでは普通の電子レンジと同じではないか。じゃあどういうこと？それが分かんないから悩んでるんだお。うん。Davvero un terzetto fuori, fuori in tutti i sensi. Ok. Direi che... Ah, si vedeva l'aspirapolvere asciuga i capelli, non ci ho fatto caso. Dai, io direi, ragazzuoli, che facciamo un save. Non ci sono ancora state scelte, bivi, di nessun tipo. Possiamo comodamente salvare qui. Siamo sempre in time travel paranoia. Siamo a 3 ore di gioco. Ma sì, dai, sono le 4, interromperei qui. A me piace molto, vi dico la verità. Per me è molto figo questo gioco. E tra l'altro è il classico gioco che ti rimane. Se tanto mi dà tanto, questo è un gioco che ti resta. Sono molto ottimista su questo gioco, vi dico la verità. E vi ringrazio molto per essere stati connessi, ragazzuoli. Da domani, insomma, nei prossimi giorni, entro domenica, esporto su Esaplay. Quindi sarà recuperabile tutto lì. E comunque è recuperabile anche tutto qui, eh? Cioè i video sono tutti recuperabili come si vuole. E ci vediamo lunedì. Vedete, un'ora fa avevo perso dei fotogrammi, quindi c'è stato effettivamente un problema di lag, diciamo. E quindi ci vediamo lunedì prossimo, non domani, ma lunedì. E... domani sera alle 20:30 per il Dark Souls Trilogy Compendium. Ok, grazie mille, ragazzuoli, vi ringrazio per essere stati qua e a domani. Ci vediamo poi anche su Esa Channel e state benone, ciao ragazzi.